Luis Sepúlveda Calfcura nasce a Valle in Cile nel 1949. Il suo talento emerge fin da giovanissimo quando gli viene addirittura conferita una borsa di studio. Le sue tematiche sono varie e differenti e coloro che l'hanno conosciuto lo definiscono come un uomo rude ma davvero molto sensibile. Un suo romanzo davvero molto importante è Storia di una gabbianella e di un gatto che le insegnò a volare. Un vero e proprio best seller di cui noi oggi abbiamo deciso di leggere qualche pagina, in quanto ci ha colpito davvero molto quella che è la tematica della generosità, che profuma ogni pagina del libro e che ne costituisce la struttura. La gabbianella era molto sporca, aveva tutto il corpo impregnato di una sostanza scura e puzzolente. Zorba si avvicinò e la gabbiana tentò di alzarsi trascinando le ali. «Non è stato un atterraggio molto elegante», miagolò. «Mi dispiace, non ho potuto evitarlo», ammise la gabbiana. «Senti, sembri ridotta malissimo. Cos'è quella roba che hai addosso? E come puzzi?», miagolò Zorba. «Sono stata raggiunta da un'onda nera, dalla peste nera, la maledizione dei mari. Morirò», stridette accorata la gabbiana. «Morire? Non dire così, sei solo stanca e sporca, tutto qua», miagolò Zorba. «Non ce la faccio, questo è stato il mio ultimo volo», stridette la gabbiana, con voce quasi impercettibile, e chiuse gli occhi. «Non morire, riposati un po' e vedrai che ti riprendi. Hai fame, ti porterò del mio cibo, ma non morire», pregò Zorba avvicinandosi alla gabbiana esausta. Vincendo la ripugnanza, il gatto le reccò la testa. Mentre le passava la lingua sul collo, notò che la respirazione dell'uccello si faceva sempre più debole. «Senti, amica, io voglio aiutarti, ma non so come. Cerca di riposarti mentre vado a chiedere cosa si fa con un gabbiano ammalato», miagolò Zorba prima di arrampicarsi sul tetto. Si stava allontanando quando sentì che la gabbiana lo chiamava. «Voglio deporre un uovo. Amico gatto, si vede che sei un animale buono e di nobili sentimenti. Per questo ti chiedo di farmi 3 promesse, mi accontenterai?» stridette agitando goffamente le ali nel vano tentativo di alzarsi in piedi. Zorba pensò che la povera gabbiana stava delirando e che con un uccello in uno stato così pietoso non si poteva solo che essere generosi. «Ti prometto quello che vuoi, ma ora riposa», miagolò Zorba impietosito. «Non ho tempo di riposare, promettimi che non ti mangerai l'uovo», stridette aprendo gli occhi. «Prometto che non mi mangerò l'uovo», ripete Zorba. «Promettimi che ne avrai cura finché non sarà nato il piccolo», stridette sollevando il capo. «Prometto che ne avrò cura finché non sarà nato il piccolo. E promettimi che gli insegnerai a volare», stridette guardando fisso negli occhi il gatto. Allora Zorba si rese conto che quella sfortunata gabbiana non solo delirava, ma era completamente pazza. «Prometto che l'insegnerò a volare, e ora riposa. Io vado in cerca di aiuto». Zorba è un gatto molto differente da quello che ci si aspetterebbe. Infatti ha un gran cuore, e nel momento in cui vede la gabbiana in fin di vita, pur non conoscendola, decide di mettere da parte il suo istinto di predatore per lasciare spazio alla sua grande generosità. Pur di renderla felice, le promette di prendersi cura e di insegnare a volare al piccolo che nascerà dall'uovo che la gabbiana vuole deporre con le sue ultime forze, anche se si rende conto che è una promessa impossibile da mantenere, quasi folle. Ma siamo sicuri che le sfide impossibili non si possano vincere? Zorba rimase sul balcone accanto all'uovo e alla gabbiana morta. Con grande attenzione si sdraiò e si avvicinò all'uovo alla pancia. Si sentiva ridicolo. Pensava a quanto lo avrebbero preso in giro i 2 gatti rissosi che aveva affrontato al mattino, se per caso l'avessero visto. Ma una promessa è una promessa, e così, al tempore dei raggi del sole, si addormentò con l'uovo bianco a macchioline azzurre ben stretto contro il suo ventre nero. Il gesto che compie Zorba, ovvero mantenere fede alla promessa fatta alla gabbiana, è significativo, poiché il gatto, nonostante le incertezze iniziali, decide di proteggere l'uovo e si addormenta con questo stretto contro il suo petto. Zorba, quindi, è altruista e coraggioso, non si cura della differenza di specie, ma vuole onorare la memoria della gabbiana e proteggere il piccolo che nascerà. Poi Colonnello miagolò in tono grave: «Compagni gatti, in questa notte di luna ci congediamo dai resti di una sfortunata gabbiana, della quale non abbiamo mai saputo nemmeno il nome. L'unica cosa che siamo riusciti a scoprire di lei, grazie alle conoscenze del compagno di Diderot, è che apparteneva alla specie dei gabbiani argentati e che forse veniva da molto lontano, dalla regione in cui il fiume si getta nel mare. Sappiamo pochissimo di lei, ma l'importante è che sia arrivata moribonda fino a casa di Zorba,
uno dei nostri, e che abbia riposto in lui tutta la sua fiducia. Zorba ha promesso di prendersi cura dell'uovo che lei ha deposto prima di morire, del piccolo che nascerà, e la cosa più difficile di tutti, compagni, ha promesso di insegnargli a volare. Ai piedi del vecchio ippocastano, i quattro gatti iniziarono a miagolare una triste litania, e ai loro miagolii si aggiunsero ben presto quelli degli altri gatti delle vicinanze, e poi quelli dei gatti dell'altra riva del fiume, e ai miagolii dei gatti fecero coro gli ululati dei cani, lo stranziante cinguettio dei canarini in gabbia, il garrito delle rondini nei loro nidi, il triste gracidio delle rane e perfino le grida stonanti dello scimpanzé Mattia. Le luci di tutte le case di Amburgo si accesero e quella notte tutti gli abitanti si chiesero le ragioni della strana tristezza che improvvisamente si era impadronita degli animali. Cosa ci colpisce di questo passo? La tristezza, presente in ogni animale in quella notte. Il gatto Zorba, insieme a tutti gli altri animali, si riunisce per onorare la gabbiana, di cui, come gli altri, sapeva molto poco. La morte è un rito che appartiene alla vita e se si vuole rinascere bisogna fare i conti con la realtà. Da allora tutti sapevano che avrebbero dovuto prendersi cura del piccolo una volta nato, uniti come una comunità, aiutandosi e sostenendosi a vicenda. E così continua il ciclo della vita. Con la morte c'è anche la rinascita. Sentiamo cosa ci dice il testo. La sera del 20° giorno Zorba stava dormicchiando e perciò non si accorse che l'uovo si muoveva, lentamente, ma si muoveva, come se volesse mettersi a rotolare per l'appartamento. Lo svegliò un solletichio alla pancia, aprì gli occhi e non poté evitare un sussulto quando si accorse che, da una crepa nel guscio, appariva e scompariva una puntina gialla. Zorba prese l'uovo fra le zampe anteriori e così vide che il pulcino beccava fino ad aprirsi un varco attraverso il quale fece capolino la sua minuscola testa umida e bianca. «Mamma!» stridette il piccolo gabbiano. Zorba non seppe cosa rispondere. Sapeva che la sua pelliccia era nera, ma pensò che l'emozione e il rossore dovevano averlo trasformato in un gatto viola. «Sei una gabbiana. Su questo lo scimpanzé ha ragione, ma solo su questo. Ti vogliamo tutti bene, fortunata. E ti vogliamo bene perché sei una gabbiana, una bella gabbiana. Non ti abbiamo contraddetto quando ti abbiamo sentito stridere che eri un gatto, perché ci lusinga che tu voglia essere come noi, ma sei diversa e ci piace che tu sia diversa. Non abbiamo potuto aiutare tua madre, ma te sì. Ti abbiamo protetta fin da quando sei uscita dall'uovo. Ti abbiamo dato tutto il nostro affetto, senza alcuna intenzione di fare di te un gatto. Ti vogliamo gabbiana. Sentiamo che anche tu ci vuoi bene, che siamo i tuoi amici, la tua famiglia, ed è bene tu sappia che con te abbiamo imparato qualcosa che ci riempie di orgoglio. Abbiamo imparato ad apprezzare, a rispettare e ad amare un essere diverso. È molto facile accettare e amare chi è uguale a noi, ma con qualcuno che è diverso è molto difficile e tu ci hai aiutato a farlo. Sei una gabbiana e devi seguire il tuo destino di gabbiana. Devi volare. Quando ci riuscirai, fortunata, ti assicuro che sarai felice e allora i tuoi sentimenti verso di noi e i nostri verso di te saranno più intensi e più belli, perché sarà l'affetto tra esseri completamente diversi. Il gatto Zorba consola la gabbianella fortunata che accudisce da quando è nata. Egli fa una riflessione su quanto siano diversi, ma come sia forte il legame che li unisce. Il tema che emerge in questo brano è molto importante e attuale, la generosità. Ognuno di noi ha la libertà di decidere se essere generoso e accettare il diverso, oppure rifiutarlo e respingerlo. Ma è proprio attraverso l'accoglienza e la tolleranza che la diversità si trasforma in una vera risorsa per l'umanità intera. «Volo, Zorba, so volare!» strideva euforica dal vasto cielo grigio. L'umano accarezzò il dorso del gatto. «Bene, gatto, ci siamo riusciti», disse sospirando. «Sì, sull'orlo del baratro ha capito la cosa più importante», miagolò Zorba. «E sì, e cosa ha capito?» chiese l'umano. «Che vola solo chi osa farlo», miagolò Zorba. «Immagino che adesso tu preferisca rimanere solo. Ti aspetto giù», lo salutò l'umano.
Zorba rimase a contemplarla, finché non seppe se erano gocce di pioggia o lacrime ad annebbiare i suoi occhi gialli, di gatto nero, grande e grosso, di gatto buono, di gatto nobile, di gatto del porto. Fortunata è riuscita a volare. Zorba e gli altri gatti le hanno dato amore, l'hanno incoraggiata e supportata nonostante le differenze. E grazie a questo, ma grazie anche alla sua volontà, alla fine ce l'ha fatta. Quello che oggi abbiamo letto riassume il libro e i valori che contiene. Il dolore per la perdita di una vita, quella di Kenga. L'affetto di chi nemmeno la conosceva e la sincera e profonda solidarietà e generosità di cinque gatti e di un uomo, che aiuteranno la piccola gabbianella fortunata a prendere il volo. Generosità. Qualcosa di sempre più raro, ma sempre più bello. Qualcosa che, tirato fuori dal nulla, cambia una vita. O tante, o tutte. Sembra impossibile? È vero. Ma non sembrava impossibile anche a Zorba far volare quel pulcino? Chi era fortunata la gabbianella? E invece ce l'ha fatta, e ce la potrebbe fare chiunque. Basterebbe solo essere più generosi per cambiare una vita. Basterebbe che tutti, ognuno di noi, fosse un po' più generoso, e il mondo allora sarebbe un posto migliore.